Buongiorno, siamo ancora qua per un'altra puntata. Due al mese vi avevamo promesso e due al mese per ora sono. Ciao Francesco. Ciao Elias, ciao a tutti coloro che seguono Biblioboom. Elios, è inverno, è Natale, Sì. chiudiamo, secondo me, alla grande con quest'ultima puntata del 2022 Biblioboom. Sì, ci siamo voluti fare, beh, ci siamo, abbiamo anche voluto fare un regalone di Natale, facendo presentare un libro che però vuole essere anche una chiacchierata tra Napoli e Parigi. Il libro in questione è Che male c'è di Marco Giangrande. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Elios, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. È un grande piacere essere qui con voi. No, è un grande piacere per noi averti qua, Marco. Io ho avuto il piacere di conoscerti personalmente perché è già venuto a Sesto a presentare il libro, ma assolutamente ti volevamo a Biblioboom perché quella sera hai innescato dentro di noi la passione per gli anni Ottanta, capisci? Nel senso che ci hai raccontato un pezzettino della nostra vita e lo hai fatto con un romanzo che è un po' frutto della fantasia, anche se molti episodi narrati, ce l'hai detto, sono realmente accaduti. Sì, Francesco, è vero. Ho pescato un po' nella mia memoria, non tanto, il libro non è autobiografico, però è biografico in senso lato, nel senso che ho pescato nella mia memoria tutta una serie di episodi accaduti a amici, conoscenti, e da lì ho sviluppato una trama che, come dire, potesse essere rappresentativa di quegli anni, che erano anni molto molto particolari, no? Si usciva dai problematici anni 70, dove era soprattutto nelle grandi città era pericoloso anche soltanto uscire, no? E si entrava invece in un nuovo periodo di benessere sociale, di benessere economico, dove insomma si potevano raggiungere anche grandi soddisfazioni dal punto di vista lavorativo e grandi soddisfazioni in generale. Quindi un periodo che venne definito edonismo reganiano da D'Agostino, e mai, diciamo, definizione fu più azzeccata perché unisce due delle caratteristiche degli anni Ottanta: l'edonismo, la voglia di divertirsi, la voglia di star bene, con il presidente americano Reagan, che praticamente monopolizzò dal punto di vista politico, in bene, in male, ma insomma, gli anni Ottanta. Sì, io sono un po', adesso non per rimarcartela sempre, Francesco, qualche anno in meno di te, ma in tante cose, in Tutti tanti. siamo vicini insieme a Matti, siamo vicini. Ti sei perso una grande stagione, Elios. Però siamo qua per raccontartela. Infatti, stavo dicendo che anche negli anni dopo mi sono ritrovato in tante storie, in tante avventure del personaggio, però ecco, magari la storia un po' del protagonista la facciamo raccontare, lasciamo la parola a Marco che ci racconta un po' il suo libro. Sì, allora è la storia di un ragazzo come tanti, un ragazzo normale. Su questo ci tengo. Francesco Giuliani è il protagonista, è figlio della buona borghesia. L'ambientazione è Napoli città, Napoli quartiere Chiaia, quindi il quartiere bene di Napoli, è molto diverso da quello che poi verrà narrato da chi è venuto dopo, la Scampia di Saviano, eccetera. È un quartiere dove si respira la napoletanità, quella pulita, quella bella, quella divertente, quella molto molto sociale. E lui è un ragazzo normale. Questo romanzo è un inno alla normalità, nel senso che quando sono arrivato in casa editrice mi hanno chiesto: sì, ma questo Francesco Giuliani che fa? Si droga? No. Ma beve? No. Ma va male a scuola? No. I genitori sono separati? No. E allora, no. E allora è proprio la sua stranezza e la normalità, no? E in questo molte persone ci si rivedono. E inizia dall'adolescenza,
quindi dagli anni della scuola superiore, e poi il romanzo man mano segue Francesco terminare gli studi superiori, iscriversi all'università e a quel punto sconfinare negli anni 90, che sono un altro periodo probabilmente ancora più interessante. Non da un punto di vista musicale, da un punto di vista sociale, perché gli 80 restano, come dire, assolutamente ineguagliabili, ma inizia un altro periodo e soprattutto è il momento in cui Alessandro si affaccia all'età adulta, Alessandro, pardon, Francesco, si Francesco. affaccia all'età adulta e da lì comincia un ulteriore passaggio che è quello dell'ingresso nel mondo del lavoro. E tutto. Prima di arrivare un po', cioè prima di continuare, scusa, ti interrompo perché ho una curiosità, ma o greco, chiattono, marchese, romano. Che fine hanno fatto? Cosa sono? Chi sono diventati? Dove vivono? Cosa fanno? No, è questo ovviamente, essendo diciamo, basati su personaggi reali, ma tendenzialmente sono personaggi di fantasia, alla fine sono molto romanzati. Diciamo che un paio dei personaggi che troverete sono invece realmente esistiti e sono felicemente, come dire, vivono felicemente in varie parti del mondo, anche se, ripeto, tutto è cominciato nella meravigliosa capitale del Regno delle Due Sicilie, sì. Da cui siamo scappati tutti, ma insomma, questo poi è un problema che magari il problema della fuga dal sud è uno dei problemi che il romanzo affronta e anche in maniera abbastanza seria, perché appunto nella seconda parte Francesco Giuliani, in arte Zez, e poi spiegheremo questo soprannome che è molto particolare, in arte Zez deve lasciare Napoli perché l'azienda per cui è stato. Per cui lavora, lo ha destinato ad altra mansione, addirittura all'estero, e quindi qui poi si apre tutto un racconto, qui autobiografico, perché è successo a me quello di essere trasferito all'estero, armi e bagagli nel giro di una settimana, e lì non è propriamente facile, è una grande esperienza, ma lì per lì le gambe ti tremano. E Zez è il protagonista, perché si chiama Zez? Lui, Francesco Giuliani, Zez perché, cosa vuol dire Zez? È l'abbreviazione di un nomignolo napoletano che è Ozez. Ozez è difficilissimo da tradurre in lingua italiana. Potremmo definire corteggiatore mieloso. In realtà l'etimologia è Zezza e la moglie di Pulcinella. Stiamo parlando ovviamente. No, di più che altro di un'idea di leggenda, però e Pulcinella, moglie di Pulcinella, era particolarmente un personaggio particolarmente interessante, forse ancora più del più famoso marito. Da lì viene, come dire, trasportato al maschile e Zezzo è un corteggiatore seriale fallito. Zez ama le donne, non è minimamente ricambiato. E conseguentemente i suoi amici lo vedono alle prese ogni volta con una donna diversa, ovviamente sistematicamente respinto, e a quel punto diventa Ozez per tutti quanti. Infatti, quello che stavo per dire prima è che abbiamo toccato un po' vari aspetti della vita del protagonista, avevamo tralasciato un attimo tutte le sue avventure, disavventure amorose, anche parigine, mi pare di ricordare. Sì, allora è molto importante. Allora, in questo romanzo l'amore può sembrare l'attore principale, in realtà non lo è. Un In filo realtà non lo è. conduttore, però, lo Esatto, percepiamo un filo come conduttore. Esattamente, Francesco, è un filo conduttore, ma non è il protagonista perché il protagonista è l'amicizia. Quindi l'amore diventa vassallo dell'amicizia proprio perché è una ricerca dell'amore in certi momenti anche abbastanza, come dire, in alcuni momenti drammatiche, in altri momenti molto, ma molto divertente, che porta il protagonista, che esce praticamente quasi sempre sconfitto, a trovare rifugio nelle braccia delle persone che non lo abbandonano mai, anche a 2000 km di distanza, e che sono appunto gli amici. La storia si dipana appunto fino a metà degli anni 90 a Napoli, dopodiché il
il protagonista, Francesco, dopo aver interrotto la sua carriera per una delle caratteristiche tipiche di noi nati negli anni 70, cioè il servizio militare, di cui proprio in questi giorni il Presidente del Senato ripropone in forma abbreviata a 40 giorni, ma hanno giustamente compreso le autorità che la naja portava all'odio verso la patria e non all'amore per la patria come sarebbe dovuto essere. E quindi il protagonista viene sbattuto dapprima in Friuli e poi torna fortunatamente a Napoli per una questione appunto di avvicinamento, ma resta il fatto che è costretto a interrompere la sua carriera avviata presso una compagnia aerea dove aveva cominciato da facchino, dove aveva raggiunto un grado importante. Terminati i 10 mesi del militare, perché ricordo che gli ultimissimi degli anni 90 a fare il militare non ne facevano 12, ma ne facevano per fortuna 10, e lui torna, la compagnia lo reintegra, ma non trova più il posto a Napoli. E la compagnia dice: caro Francesco Giuliani, se vuoi continuare a lavorare con noi, avremmo un posto per te come caposcalo a Parigi Charles de Gaulle. E qui si apre la seconda parte del romanzo, che probabilmente è anche quella più divertente in assoluta, però è anche quella più matura, perché troviamo un Zez alle soglie dei 30 anni con la possibilità di una carriera importante in una città lontanissima dove si parla un'altra lingua e sempre alla ricerca dell'amore, questa volta all'estero e ancora con maggiori difficoltà. Qui verrà fuori tutta la sua, come dire, il suo problem solving borbonico, come lo definisco io, e andrà a risolvere problemi lavorativi di casalinghi di ogni tipo, sempre comunque col sorriso sulle labbra, anche in una città molto lontana dalla sua, ma che comunque in ogni caso lo accoglie come un figlio. E poi Parigi per un romanzo resta comunque un grandissimo quadro. Io ho avuto la fortuna di abitarci, di conoscerla bene, di vedere che quanto gli italiani siano amati in Francia, e per gli italiani intendo quelli che vanno su a lavorare, un po' meno i turisti caceroni, ma quelli che andavano a lavorare, quelli che vanno a lavorare, sono assolutamente amati Esatto. e rispettati. Sì. Certo. Marco, posso fare un passo indietro? Nel senso che magari sto anche spulciando dentro i miei sogni del 1985-86, no? Quando tutti i napoletani avevano questa possibilità ad un certo punto la domenica pomeriggio entrare in questo stadio e trovarsi lì un Maradona che faceva cose pazzesche. È stato uno dei miei sogni mai realizzato perché io non sono mai riuscito ad andare a vedermi una partita. Me la racconti un po' tipo il giorno prima di una partita allo stadio? Qual era Sì. Sì, l'umore del napoletano che andava sapendo di andare a vedere un grande campione? Francesco Giuliani è un grandissimo tifoso del Napoli, ovviamente, perché il calcio a Napoli è una religione, no? E quindi la santificazione di Diego Armando ogni domenica, ogni 2 domeniche, anzi per la precisione, era un atto, come dire, di grandissima fede calcistica. Era un calcio diverso, era un momento diverso. Intanto si giocava tutti la domenica alle 14:30, non so se vi ricordate. Questo ovviamente faceva sì, no, che veramente fosse come se fosse l'orario della Santa Messa. Tutti quanti alle 14:30 allo stadio. Allo stadio si arrivava rigorosamente con le vespe. E anche perché a Napoli non è che i mezzi pubblici funzionassero nel migliore dei modi, e quindi si arrivava lì con tantissimo anticipo, ci si metteva in coda non ai tornelli perché non esistevano, ma alle biglietterie, perché i biglietti, ragazzi, si acquistavano il giorno della partita. E dopodiché si entrava con abbondante anticipo e c'era sempre nelle vicinanze qualcuno che in quell'orario fantastico di domenica aveva libaggioni da condividere, libaggioni che cambiavano a seconda delle stagioni, quindi nel romanzo è raccontato il passaggio delle stagioni in base a quello che si mangiava allo stadio, no? Dalle ricette più invernali alle bottiglie di vino rosso, per passare a quelle più estive con le bottiglie di vino bianco gelato. E poi da lì si arrivava alla partita,
con grandissima soddisfazione. E poi quando entrava in campo lui era assolutamente padrone del palcoscenico. Io sono un grande appassionato di calcio e non ricordo a mia memoria assolutamente alcun giocatore che abbia mai toccato la palla in quel modo e abbia mai, come dire, reso la folla così, così estasiata. Noi sapevamo che ogni volta che Diego toccava la palla poteva succedere qualcosa ed è una sensazione assolutamente straordinaria. Eh sì, anni 90, quando aveva, cos'è, 89-90 No, direi. Diego, no, Diego, no, Diego arriva nell'84. No, Diego arriva nell'84 e il sì. E due scudetti, il primo nell'87 e il secondo nel 90-91. Quello, sì. Sì, intervallato dal grande Milan di Arrigo Sacchi, attenzione. Quindi, tra l'altro, dall'altra parte non è che c'erano squadrette, era un calcio italiano dove c'era quattro grandissime squadre di livello assolutamente mondiale, perché poi nel frattempo il Milan, mentre il Napoli vinceva gli scudetti, il Milan andava a vincere le Coppe dei Campioni. Quindi, insomma, Sì. parliamo di un periodo felice anche da quel punto di vista. E il Crotone Francesco niente. Siamo stati dietro, beh, però ci siamo sempre accontentati, ma non il Maradona che tutti abbiamo sognato. Una volta fra dovremmo farlo, una puntata forse per soli uomini a Eh parlare beh. di Di questa calcio. No, stagione. però inizio Io a starei ad vedere. ascoltarlo poi quando c'è di mezzo Maradona, ore e ore. No, ma Maradona poi, ma anche piccoli episodi, no, che sono accaduti, ognuno ha un'esperienza personale, perché poi era meravigliosamente un uomo di popolo, cioè nel senso che se ti vedeva mica si nascondeva, quello veniva, stava con te, parlava, chiacchierava, insomma, da quello che mi hanno raccontato. Sì, Invece no, no, noi l'abbiamo vissuto, anche le sue marachelle, che le raccontava in realtà, le ha raccontate Ciro Ferrara, che è un altro dei protagonisti del romanzo, Ciro Ferrara reale, nel senso che Ciro Ferrara va a scuola, e questo è un ricordo vivido e assolutamente netto, Ciro Ferrara va a scuola con Francesco Giuliani e con il suo autore, nel senso che era mio compagno di scuola. Non di classe, perché lui è leggermente più grande del 67 e giocava già titolare all'epoca, no? Quindi durante la ricreazione Ciro Ferrara era un'incredibile fonte di racconti di spogliatoio di quello che accadeva nello spogliatoio di quel Napoli stellare. Poi dopo cresceranno tutti e Ciro Ferrara racconterà invece di quando andava a recuperare Maradona in giro per i locali di Napoli, che l'indomani bisognava andare a giocare seriamente. E quindi, diciamo, nella seconda parte del Diego napoletano, che è stata, come dire, un po' meno di soddisfazione dal punto di vista calcistico e anche un po' più problematica dal punto di vista personale. Marco, due nomi, Luigi e Marisa. Luigi e Marisa sono i genitori di Francesco Giuliani e sono due persone completamente diverse. Luigi è un dirigente dell'IBM ed è una persona estremamente ligia, dedita al suo dovere e che interpreta il ruolo di padre come se fosse ancora all'interno della direzione di IBM. E questo ovviamente crea non pochi contrasti con Zez. Dall'altra parte, come in tutte le storie del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, abbiamo invece Donna Marisa con l'esplicito riferimento donna, che è un tipico richiamo alla cultura meridionale, no? C'è donna per i maschi e donna per le donne, che sta a significare il rispetto che anche il figlio le porta e Donna Marisa è diciamo la parte buona della coppia è quella che accoglie nel suo grembo Zezza anche quando ha 30 anni, insomma, lo consola, lo aiuta, lo tira su nei momenti difficili, è insomma una mamma spettacolare. E con il papà il problema si manifesta non tanto nella giovinezza, nell'adolescenza, quando
quanto nella prima giovinezza, perché è il papà che decide che tipo di facoltà il figlio deve andare a frequentare, perché la facoltà è fondamentale per poi poter avere, come dire, uno sbocco del lavoro nel mondo successivo. Cosa che negli anni 80 probabilmente non era così marcata. E quindi Zed si ritrova a fare una facoltà che non è minimamente di suo interesse, e a quel punto il filo con il papà si spezza. Zed decide di lasciare l'università, andare a cercarsi un lavoro, che appunto troverà in questa compagnia aerea piccola del nord Italia che intende aprire una base a Napoli Capo di Chino. E da lì comincia tutta una carriera, con un colpo di scena poi che leggerete nel libro, perché Zez al papà non gliela vuole dare vinta neanche dal punto di vista dello studio. Elios, purtroppo No, io devo tenere anche vabbè. conto del tempo. Abbiamo La mia era sforato una i cosa. nostri 15 minuti alla grande come al solito, però Sono oggi volati. con vero piacere, con vero piacere. Elios. Io volevo fare una domanda a Marco. Allora, io credo che in questa chiacchierata l'obiettivo di fare nascere in chi ci ascolta la curiosità di leggere questo libro sia stato un obiettivo portato a casa. Volevo chiederti una domanda non studiata. Prova, perché consiglieresti a chi ancora non ha visto Napoli di venire in quella fantastica città che hai descritto nel tuo libro? Elios, perché è tante città in una. Con un viaggio a Napoli, con un solo viaggio, tu hai l'opportunità di conoscere tante, tante città. C'è la città gaudente della pizza, dello spaghetto alle vongole sul lungomare. C'è la città cartolina della vista da Via Orazio. C'è la città che mi sta più a cuore. Artistica, quella del Cristo velato, quella del monastero di Santa Chiara, quella del fantastico museo di Capodimonte, la Pinacoteca di Capodimonte, del museo di Sant'Elmo, di San Martino, dove ci sono i meravigliosi presepi del Seicento. E c'è la Napoli, quella più divertente, quella che può imbatterti in personaggi da film anche solo passeggiando lungo le strade dei quartieri più belli. Quindi per chi a Natale non avesse ancora programmi, una gita a Napoli con rigorosa fermata a San Gregorio Armeno, che è il centro mondiale dei presepi, dove troverete delle cose veramente incredibili da visitare mangiando una bella pizza fritta. Oppure una pizza margherita, come si dice, piegata a portafoglio. Ragazzi, ne A vale me la manca pena. un minuto, basta. Marco, l'ultima domanda, io l'ultima, qual è la colonna sonora? Chi può scrivere, pensando agli anni Ottanta, la colonna sonora di questo meraviglioso libro? Che male c'è? Allora, potrei rispondere Pino Daniele, che è il mio mito assoluto, no? Devo dire che avevo pensato, eh. Sicuramente Pino Daniele, però a fianco a lui nel libro troverete tutto il Brit pop, il Brit rock degli anni 80, quello che ha fatto crescere una intera generazione, che è quello dei Cure, è quello degli Smiths, è quello dei Queen, è quello degli U2, dei Simple Minds. Potrei proseguire per ore a raccontarvi di questi gruppi. Gruppi che noi ballavamo in discoteca, perché all'epoca il rock si ballava in discoteca e oggi quei pezzi sono diventati musica classica. A distanza di 40 anni, non c'è persona che quando comincia il basso di Sunday Bloody Sunday non comincia a ballare anche stando in fila davanti alle poste. Elios, che meraviglia! Io secondo me chiudiamo qua perché il resto tro lo troverete in questo fantastico, meraviglioso libro che consigliamo assolutamente sia come regalo in autonomia. Io mi faccio un regalo che male c'è di Marco Giangrande, Longanese editore, ma anche per regalarlo, donarlo a
chi ha vissuto i meravigliosi anni 80. Io l'ho letto e molto vicino, comunque troverete un episodio vostro. È come se Marco È vi vero, è conosce. vero. Allora dice sì, ma questo l'ha preso io, Marco, l'ho Mi ha conosciuto diversi copiato. fa. Dice, ma Marco, come Grande. fa a sapere questa cosa? Perciò vi dico, ragazzi, è meraviglioso. Io non so quale sia stata la strategia. Adesso non voglio entrare in quelle tecniche di scrittura. Non mi, niente, mi è piaciuto, lo abbiamo portato a Biblioboom. E grazie, Marco, perché siamo stati bene. Grazie, Grazie. grazie a voi. Il libro è divertentissimo, vi regalerà momenti di ilarità, ma anche momenti di serenità che magari in un momento non particolarmente facile come questo in generale può essere assolutamente utile. Lo trovate ovunque, in tutte le librerie e su Amazon, ovunque voi vogliate. È E anche nella disponibile. biblioteca, Longanesi. fra Cosa? anche nelle nostre biblioteche, E anche nelle assolutamente, biblioteche, assolutamente. anche Le nelle biblioteche. biblioteche sono fantastiche, guardate, credetemi, le biblioteche per noi autori sono fantastiche perché sono il vero motore della cultura italiana, il vero motore della narrativa. L'utente della biblioteca va in biblioteca, prende il libro, lo legge e se gli piace ne parlerà a tutti. E questo è il nostro vero, il nostro ver la nostra vera gioia è quella. Grazie Marco, Buone grazie a feste. voi. Ciao, Grazie anche a ciao. voi, un saluto a tutti. Auguri, Ciao, ciao, grazie ciao, ciao, ciao. ancora. Ciao.